Primo consiglio e giuramento al via il mandato di Roberto Saporiti. Solbiato Lona apre alla valle e accoglie l'Ecomuseo. La Proloco gioca d'anticipo ed è subito giro in valle. 18 nazioni per un'unica grande festa, di ecco l'International Day. Tra pioggia e sole il richiamo irresistibile del Sella Ronda. Calcio e ciclismo portano sulle vette il nome di Solbiate. TG Solbiate, edizione di giugno, ben ritrovati. Sbrigate le formalità legate al passaggio di consegna e all'insediamento, con il primo consiglio comunale, giovedì 13 giugno, ha ufficialmente avuto inizio il nuovo mandato amministrativo. Visibilmente emozionato, a tratti impacciato, il nuovo sindaco Roberto Saporiti non si è tirato indietro all'assumersi da subito le proprie responsabilità. Mi riferisco a mio padre,
che ne sono sicuro, se oggi fosse qui, si sarebbe sentito molto ma molto orgoglioso di vedermi seguito a questa scuola. Proseguo con un'altra serie di ringraziamenti. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che mi hanno insegnato molto della vita amministrativa nella nostra comunità e che mi reputo fortunato di aver incontrato anche da un punto di vista umano. Chiedo subito scusa a chi magari non lo può menzionare, ma sono davvero in tanti. Allora, recito qualche nome, in ordine sparso, ovviamente. Parto da Giacinto Caprioli, Giacomo Moroni, Angelo Giorgetti, Arturo Conconi, Antonio Colombo, Angelo Ruggiati, Paolo Costaniero, Paolo Scarpolini, Giancarlo Ferrioli, Fabio Bianchi, Antonio Bianchi, Lorenzo Tremolata, Filippo Giudici e tanti, tanti altri che hanno sempre lavorato con me. E non solo persone della cosiddetta maggioranza, ma ricordo anche esperienze molto produttive con altre persone della cosiddetta minoranza. E cito tra questi anche i Dagalli, Angelo Filippini, Luigi Colombo. Non posso poi non fare un cenno di ringraziamento agli amici dell'Associazione 2158, per i quali sono anche gli amici di comunità. E mi riferisco a Lucio Pioli, ma se vediamo Paganini, Davide Pioli, Mario Fedeli, Gianni Moroni, e ripeto, Breno Buffaro Bianchi, Filippo Felice e Paolo Scarpolini. Come detto prima, da tutti loro ho appreso sempre qualcosa. Ed è per questo che il mio grosso fatto di ringraziarmi in questo momento. Ci sono ancora tre persone che vorrei ringraziare, più basta, lo prometto. I due sindaci con cui ho avuto l'onore di lavorare, a partire da Giovanni Bianchi, e poi più recente, come 15 anni fa, per Pino Bianchi. E ultimo, una persona che ho sempre considerato illuminato e illuminante, che ha sempre riposto, nella formazione e nella crescita della cultura di amministrativa sottotese, tanto entusiasmo e tanta passione, che è sempre stato un esempio e forte ispirazione per tutti, in particolare per me. Se fosse qui, credo che anche lui oggi sarebbe orgoglioso di vedere un suo allievo che gli consiglio di notare, seduto a questo scranno. Sto parlando di Luigi Canali. Prima ancora dell'investitura ufficiale, la nuova amministrazione ha voluto dimostrare le proprie intenzioni di lavorare a favore del territorio, in collaborazione con i comuni vicini. Il 3 giugno, infatti, l'assessore Stefano Catone ha formalizzato la partecipazione di Solbiate Olona al progetto Ecomuseo, con la sottoscrizione del patto di collaborazione a Gorla Maggiore. Dopo mesi, se non anni di lavoro, l'Ecomuseo arriva a una svolta importante. Merito prima di tutto dell'impegno del sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio. Cosa siamo qua a fare oggi? Grazie, siamo qui perché oggi inizia un percorso effettivo ed efficace e concreto per l'Ecomuseo della Valle Olona. Grazie ad un patto di collaborazione sottoscritto e condiviso già da alcune amministrazioni comunali, ossia 4 amministrazioni comunali, tra cui anche quella di Gorla Maggiore, ma soprattutto oggi con la presenza di tanti sindaci della Valle Olona che sono disponibili a iniziare questo percorso. Questo è un percorso che viene dal basso, un percorso condiviso, un percorso in cui ciascuno dovrà mettere le proprie competenze, la propria professionalità, ma soprattutto un percorso che vuole vedere una valorizzazione dal punto di vista culturale, artistico e ambientale della Valle Olona. Dal punto di vista pratico, Stefano Mattei, coordinatore dell'Ecomuseo, cosa significa questo passaggio? Significa, oltre all'impegno che già le amministrazioni e le associazioni del territorio hanno per il progetto, un passaggio formale che è anche necessario per raggiungere poi l'accreditamento dell'Ecomuseo, che è il nostro obiettivo ultimo e che sia le associazioni che i comuni hanno piano piano riconosciuto e preso consapevolezza che è un obiettivo veramente utile per il territorio e necessario, direi, per promuoverlo e dare nuove opportunità di sviluppo. Il prossimo passo quale sarà? Adesso con questo patto ci sarà una collaborazione tra i comuni per poter portare poi alle basi per la redazione di uno statuto e da lì, una volta approvato quello, ci sarà la richiesta di accreditamento in regione. Dal punto di vista formale c'è una delibera di giunta approvata da 4 comuni, giusto? Per gli altri che erano presenti oggi, cosa si tratta di fare? Si tratta di approvare questa delibera che è, come dicevo, un atto di indirizzo
per iniziare questo percorso in maniera concreta, nel senso che l'approvazione della delibera è una presa di coscienza dell'inizio di un percorso di valorizzazione del nostro territorio. Chiaramente bisognerà stendere una roadmap, un cronoprogramma, il lavoro è molto da fare, dovrà essere suddiviso e ognuno dovrà fare una piccola parte di questo lavoro, partendo proprio dalle istituzioni, cioè devono essere i comuni ad essere baricentro e stella polare di questa iniziativa. Per l'adesione dell'ultimo momento la buona notizia è c'è anche Solbiatolona. In rappresentanza del comune, Stefano Catone, consigliere comunale, appena eletto, come mai questa voglia di partecipare da subito all'Ecomuseo? Ma sicuramente il progetto dell'Ecomuseo è un progetto che personalmente ho seguito da sempre, dall'inizio, e è un progetto che riteniamo centrale per poter tornare a collaborare in maniera organica, costruttiva tra tutti i comuni della Valle. Sicuramente una grande opportunità. Noi nel nostro programma abbiamo detto chiaramente che avremmo lavorato per appunto favorire occasioni di incontro e di collaborazione, quindi ci sembrava doveroso esserci oggi. Più di ogni altra cosa, però, giugno e Solbiatolona è sinonimo di gira in valle. Con la novità del servizio di ristorazione e intrattenimento esteso a sabato sera, le associazioni del paese, guidate come sempre in modo impeccabile dalla Proloco, hanno contribuito ancora una volta a regalare una domenica di festa. E vada ben che non si va, voglio regalare perché le mie cose stasera quando sera, stasera perché le sabato
uscito dalle mura della caserma Ugomara, per motivi logistici e operativi, l'International Day, organizzato dal comando NRDC IT, quest'anno è stato ospitato da Malpensa Fiere. L'ormai tradizionale clima di festa internazionale ha aperto ancora una volta le porte a una grande partecipazione di militari di 18 nazioni, relative famiglie e numerosi ospiti. Dopo la pausa dell'anno scorso a Expo, l'International Day dell'NRCD Italia torna a Busto Arsizio, a Solbiato Luna. Colonnello Della Rocca, qual è il programma di quest'anno? Allora, il programma di quest'anno è in linea con quello che è stato fatto nelle precedenti edizioni, ricalcare fondamentalmente questa condivisione di esperienze tra tutte le nazioni contributrici del NATO Rapid Deployable Corp di Solbiate, quindi condividendo tutto quello che sono le tradizioni culturali, sociali di tutte le nazioni contributrici. Abbiamo appena sentito il colpo di cannone che dovrebbe essere uno degli eventi praticamente principali che aprono la manifestazione. C'è già stato il discorso del comandante che ha accolto tutto il pubblico partecipante. La giornata continuerà con vari eventi di tipo folcloristico, musicale. Ci saranno anche degli stand gastronomici aperti al pubblico per, diciamo così, far assaporare loro tutte le, diciamo così, tradizioni culinarie delle varie nazioni contributrici. E poi alla fine si chiuderà con uno spettacolo musicale di una band militare e a chiudere i fuochi d'artificio, ovviamente in misura abbastanza sobria, qui all'aperto. Allora, ricordiamo quante sono le nazioni adesso presenti nella caserma Ugomara? Quest'anno sono arrivati a 18. Quindi devo dire che fondamentalmente si continua a crescere, diciamo, l'interesse dell'Alleanza per questo comando italiano, l'unico sul territorio nazionale a guida nazionale, e crediamo che magari nel prossimo futuro ci sarà anche spazio per accogliere qualche altra nazione magari dell'Alleanza. Abbiamo visto tanti stand, tanti giochi, tante attrazioni, ma ricordiamo che lo scopo principale della giornata è benefico, giusto? A favore di chi quest'anno? A favore dell'associazione più di 21, ovviamente noi lo chiamiamo International Day per, diciamo così, per ragioni di ristrettezza, diciamo così, di utilizzo delle parole. L'evento completo si definisce International Charity Day, appunto perché comunque c'è un'associazione che quest'anno sarà beneficiaria di tutti gli introiti che sono stati raccolti sia dal NISIC, che è praticamente un'associazione che fa capo a tutte le mogli, compagne del personale effettivo al comando NRDC, più ci saranno anche delle offerte volontarie fatte da tutto il personale che è intervenuto quest'anno anche alla manifestazione. Questa era l'ultima notizia di cronaca, passo la parola a Lucio. Grazie Giuse. La stagione dei tornei di calcio si è conclusa con i due trofei più significativi per l'UC Solbiatese, quelli dedicati a Mariolino Ghioldi e Diego Castiglione. Come vedrete, bellissima gita e faticosa quella del GS Solbiatese per il Sella Ronda Bike Day, che si è svolta sulle salite più famose delle Dolomiti. Un buon allenamento per l'organizzazione della gara notturna che si svolgerà venerdì 5 luglio sulle strade storiche del ciclocross solbiatese. Belle prove quelle degli atleti della Solbiatese Nuoto nel weekend del 13 giugno nella piscina di Milano Mecenate. E ora tutti in attesa delle prove di Paolo Zaffaroni e campionati italiani FISDIR che si svolgeranno a Chianciano Terme. Per la Federazione FICTA il titolo italiano va con pieno merito a un grande Stefano Zanovello, mentre per la Federazione FILCAM Roberta Dominici sale sul gradino più alto nel torneo alla memoria dell'atleta azzurro Andrea Necofar. Alla folta lista di cinture nere del Taekwondo Solbiatese si aggiungono Andrea Cantile e secondo Dan di Paolo Tutone. Durante la gara FICEC di Gardaland, che si è svolta il 25 maggio scorso, le nostre cheerleader si sono classificate terze assolute per la categoria Senior All Girls Level 4. Con questo è tutto per lo sport, ridò la linea a Giusy. Grazie Lucio. Per questo mese è tutto. Prima di salutarci però vi lasciamo in compagnia delle immagini del Sella Ronda Bike Day. Divisa in due giornate a causa del sabato inclemente dal punto di vista meteo, la partecipazione del GS Solbiatese sulle strade più belle delle Dolomiti ci ha portato immagini suggestive. Grazie di averci seguito, ci rivediamo alla prossima edizione.